C'era una volta in Tessaglia una giovane tessitrice che si chiamava Aracne. Tesseva tele incredibili, bellissime. Si diceva che Aracne fosse la più grande tessitrice di tutta la Grecia. Un giorno Aracne decise di sfidare Atena, proprio la dea che le aveva ispirato il suo talento, perché voleva dimostrare a tutti di essere più brava della dea. Mossa a pietà, Atena si travestì da vecchietta e parlò ad Aracne. «Dai retta a me, ambisci pure a essere la più grande tessitrice fra i mortali, ma non competere con la dea, anzi, le dovresti chiedere perdono per quello che hai fatto». Il tentativo di Atena fu vano. Aracne non abbandonò il suo proposito e così la sfida ebbe luogo. Aracne era così certa della propria abilità che nella sua tela si permise anche di tessere scene che mettevano in ridicolo gli dèi, mostrando che in fondo non erano così speciali e diversi dagli umani. Anzi, voleva affermare che gli umani, come mostrava la sua stessa bravura, si sarebbero potuti elevare al rango degli dèi. In effetti, la tela di Aracne era davvero straordinaria, bellissima, al pari di quella di Atena. Ma Atena e gli dèi decisero di punire Aracne, la trasformarono in ragno e condannarono la migliore tessitrice di tutti i tempi a tessere per sempre la stessa tela. E fu così che sulla terra ebbe origine la stirpe dei ragni in tutte le sue varietà. Liberamente ispirato alla versione di Ovidio, Le Metamorfosi.